Ciao, questo è un nuovo Get Ready With Me. Mettiamo subito la crema. Ok, questo è il mio arsenale dove io ho i trucchi che utilizzo di più, i miei must, diciamo. Allora, partendo dal presupposto che la mia pelle in questo periodo non è proprio delle migliori, poi io mi tocco sempre i brufoletti e questo trucco dovrà durarmi molte ore, lo farò un pochino più pesante del solito. Dopo aver messo la crema metto il fondotinta di Dior El Backstage e questo è il 2,5. L'ho preso più scuro della mia colorazione semplicemente perché ho detto ok, arriva l'estate, quindi lo prendo più scuro. Poi diciamo che riesco a sfumarlo abbastanza bene, quindi non si vede proprio il distacco pelle chiara, pelle scura. Ok, sembro super mega abbronzata, in realtà non è così. Ora passiamo al correttore di Tarte, questa colorazione è molto chiara. Comunque, in questo periodo preciso della mia vita ci sono un botto di novità, giuro, tantissime novità, una tra le quali è il fatto che io abbia deciso di riprendere gli studi. Ho deciso di rintraprendere gli studi e di proseguire l'università e iniziarla perché in realtà io già l'avevo iniziata, però ho fatto un percorso di studi differente da quello che andrò a intraprendere a settembre. Ho deciso di fare biologia, non so di preciso che cosa mi fosse successo in quel periodo, però ho capito appunto andando avanti con il tempo e vedendo bene le materie che stavo studiando che non era proprio il percorso adatto a me. Sto provando a cambiare la luce del mio faretto perché guardate già con questa luce quanto sono diversa, con la luce bianca sparaflesciata mi si vede il mondo. Ok, ho fatto una via di mezzo, già mi vedo un pochino più decente. Finito di mettere fondotinta e correttore, metto lo spray fissante, poco perché diciamo che io ogni step cerco sempre di metterlo per fissare bene bene il trucco. Dopodiché mettiamo il bronzer di Fenty Beauty che io personalmente lo sto amando. Comunque, tornando al discorso che stavo facendo prima sull'università, che mi sono bloccata, sono andata in tutt'altro tipo di discorso. Stavo dicendo che secondo me è super super importante studiare, avere comunque una base, e io andrò a studiare comunicazione, media e pubblicità qui a Milano, tra l'altro alla IULM. Se la conoscete magari scrivetemi nei commenti o magari nei DM sull'altro social se potete darmi qualche consiglio in più, perché io personalmente la conosco molto poco come università, me ne hanno parlato super bene però la conosco molto poco. Metto il blush, utilizzo questo qui di Gucci perché è l'unico blush che ha una colorazione molto più scura rispetto agli altri. Qualsiasi blush che io ho utilizzato, ho visto, ve lo giuro, ha una colorazione rosa. Io odio il rosa, mi piace molto più sul rosso, sullo scuro. Quindi utilizzo questo qui di Gucci che inoltre è anche una tinta, anche se io in realtà personalmente non l'ho mai utilizzato come tinta, ma prima o poi lo farò. Comunque per l'università sono molto molto gasata, non vedo l'ora di iniziare questo percorso perché ho visto il piano di studi e hanno delle materie fighissime, tipo studio del linguaggio del corpo, è fighissimo, non vedo l'ora, speaker, giuro studierò un botto di cose fighe, inoltre studio quello che sto lavorando, quindi forse sono anche un pochino più agevolata diciamo. Fisso con la cipria, io utilizzo questa qui di Wycon in questo momento. Dopodiché fisso la terra con il bronzer di Elf in polvere. Faccio la stessa cosa con il blush di NYX. Passiamo all'illuminante, utilizzo questo qui di Wycon. Comunque sto mettendo il mascara, utilizzo prima questo di Maybelline per fare la giusta forma, diciamo, perché io con il mascara ci sono fissata. E poi questo di Fenty. Quando ho le ciglia che mi si incollano, che è una cosa che io odio, utilizzo sempre questo qui di Kiko che ho comprato all'incirca 10 anni fa, non sto scherzando, per dividere proprio le ciglia, però ancora funziona, quindi top. Finish.